Ogni cosa ha un inizio e una fine. Una storia, per esempio, o anche un video, proprio come questo. Ma se ci pensate, anche ogni essere vivente nasce e poi muore. E persino ogni oggetto è destinato ad avere una data di scadenza, perché apri la confezione e scatta il conto alla rovescia, perché prima o poi non servirà più, oppure non funzionerà più. Per fortuna ci sono delle eccezioni, storie e oggetti che hanno sconfitto lo scorrere del tempo, perché loro erano destinati a divenire immortali. Ciao a tutti da Matteo Valenti, questa è la storia di come la Subaru ha saputo trasformare le sue migliori auto in eterne leggende. Fortunati, perché è nato il NAB AVD Heritage, un atelier che fa la stessa cosa del WWF con i Panda, solo che loro lo fanno con le Subaru. Le riportano in vita e le trasformano in specie protette. Sono dei grandi, giù tutto. Di fatto il NAB è un atelier che recupera Subaru sparse in giro per il mondo per restaurarle e riportarle come nuove, con tanto di garanzia e certificazioni ufficiali. È appena nato a Trento, in Italia, ed è proprio lì che vi sto portando, con una macchina molto speciale. Vorrei che questo non fosse soltanto uno dei tanti video. Vorrei che si potesse trasformare in un vero e proprio tributo mio, personale, alle Subaru. E infatti, oltre a quella che sto guidando adesso, un onore, la devo rispettare. Ve ne racconterò altre, intrecciandole alle storie dei piloti del Mondiale Rally che le hanno rese possibili grazie alle loro vittorie. Insieme ripercorreremo le leggendarie imprese di Colin McRae, Richard Burns e Petter Solberg, tre dei miei piloti preferiti in assoluto e gli unici tre piloti della storia che hanno regalato il titolo mondiale alla Subaru. L'esemplare che sto guidando io non è ancora stato restaurato. È stato recuperato per fortuna e salvato dall'oblio. Si trovava in Gran Bretagna, ma andando in officina riesco anche a farvi vedere come sarà perfetto dopo il restauro. Ed eccoci qui, vi ho portato nella tana del lupo. Siamo all'interno dell'atelier della NAB AVD Heritage, una realtà che è nata grazie a un'idea di Andrea Navarra, il pilota italiano più legato al marchio Subaru e che con le Subaru ha vinto tantissimo campionati italiani terra e anche un campionato europeo, un grande. Ha unito le forze con Abaco Motors, che da oltre 30 anni segue le Subaru per la vendita e l'assistenza ed era addirittura la struttura di riferimento del Subaru Rally Team Italy. Insomma, qui dentro di Subaroni ne capiscono. Per darvi un'idea,
di quanto sia prezioso, unico e speciale il lavoro di recupero che si fa qui tra queste sacre pareti, beh, abbiamo la possibilità di ficcare il naso da vicino e quindi su tutto in questo caso. Facciamo un gioco. Fatevi venire in mente una qualsiasi componente a caso di questo modello. Scommettiamo che sarà stata cambiata. Vi faccio vedere le foto dell'esemplare originale, com'era arrivato qui dalla Gran Bretagna. Era un'auto che aveva percorso tanta strada in UK, dove col sale non ci vanno tanto alla leggera, e quindi c'era tantissima ruggine. Cosa hanno fatto? Semplice, hanno cambiato tutto utilizzando pezzi nuovi e soprattutto originali, alcuni provenienti direttamente da casa madre, dal Giappone. Arigato. Ammirare il prima e il dopo scatena subito una produzione di endorfine extra sul mio cervello. Non so se vi provoca lo stesso effetto, però guardate il livello di godimento che ci danno tutte queste componenti nuove di zecca. Hanno sostituito bracci delle sospensioni, cuffie, semiassi, dischi, pastiglie, ammortizzatori, tutta la linea di scarico con il mitico cannone originale STI, guardate che meraviglia. E poi anche il cambio e motore sono stati completamente revisionati, tenendo chiaramente gli originali, mica sostituendoli, perché loro valgono così. Ma vengono ripristinati completamente anche gli interni e tutta la carrozzeria, tanto che alla fine l'auto sembra praticamente appena uscita dalla concessionaria, anche se sono già passati 20 anni. Qui niente viene lasciato al caso, neanche il dettaglio apparentemente più trascurabile, come per esempio una decalcomania, oppure nel caso della 2R1 questa targa che veniva data in dote al fortunato acquirente originale del mezzo, è che specifica l'esemplare dell'edizione limitata e riporta tutti i dati fedeli del mezzo. Qui l'hanno conservata, ripristinata e messa là dove deve stare. Un lavoro eccezionale che ci ha restituito una delle più belle imprese VRX STI. Per darvi un'idea del valore inestimabile che si crea qui grazie alla meccanica, forse vi interesserà sapere che il valore del ripristino in questo caso è arrivato a toccare i 30.000 euro, escluso ovviamente il valore dell'auto. Ma ora un po' di storia che, come dico sempre, non guasta mai, perché quella della Subaru davvero è particolare e diversa da quella di tutti gli altri costruttori, perché la casa delle Pleiadi è diventata quella che è diventata, cioè quella che conosciamo tutti, proprio grazie ai rally. Cioè lei, partecipando al mondiale, si è fatta conoscere in tutto il mondo e nell'immaginario collettivo è rimasta ancora oggi quell'idea lì di un marchio affidabile, velocissimo, leggendario e vincente. Insomma, non era la solita operazione di marketing dove bisognava risollevare magari un po' le vendite, allora andiamo a fare due gare del VRC. Ci credevano davvero e c'era una grande connessione tra le auto portate in gara e poi quelle vendute in concessionaria, quelle di serie. Gran parte del merito di questo risultato, dici Subaru e pensi ai rally, va attribuito a un pilota in particolare, il mio preferito di tutti i tempi, il leggendario Colin McRae.
sono così legato forse perché vinceva proprio quando io ero bambino e rimanevo letteralmente incollato al televisore, un bel tubo catodico, all'epoca, finivo con due occhi rossi così, a vedere come guidava le Subaru all'interno delle speciali. Per alcuni è stato il più grande di tutti i tempi, sicuramente il più grande della sua epoca. Colin McRae era una dicotomia vivente, perché era fortissimo, il più bravo a portare i Subaroni al limite. Il problema è che non riusciva a non fare i giù tutto, cioè non riusciva mai ad alzare il piede. Era fortissimo, ma riusciva a concludere poco, troppo poco. Gli mancava la costanza, perché lui vedeva una Subaru, uno sterrato, e niente, doveva farlo tutto flat out, anche se magari era già in testa alla classifica. Una percentuale di ritiri importante per questo talento della velocità pura nel mondo dei rally che, insomma, gli aveva fatto conquistare anche il nome non molto lusinghiero di Colin McCrash, visto che di macchine ne piegava parecchie. Per me lui avrà sempre un posto speciale nel mio cuore e nei miei ricordi. La gara che ricordo di più è sicuramente il Rally del Galles del 1995. Fango dappertutto, che schizzava da tutte le parti, terreno viscido, impossibile tenere l'auto in strada, ma lui non gli interessava. Continuava a dare tutto, vince e porta a casa il titolo, regalando alla Subaru il primo mondiale nella storia dei rally, quindi quello anche che viene ricordato con più enfasi, battendo peraltro il suo compagno di squadra spagnolo, un certo Sainz Senior, il papà del Carlos attuale, che guidava la stessa macchina, anche perché aveva vinto a casa sua in Gran Bretagna. Va bene, era scozzese, però vuoi mettere la soddisfazione? Questa è la macchina che la Subaru crea, si inventa, per rendere omaggio proprio al mondiale di Colin McRae ottenuto nel 1995. E qui al NAB AVD Heritage ne hanno una perfettamente restaurata. Questa era la mitica Subaru Impreza Series McRae. Eccola qua, mi tremano le mani solo a vederla. Anche perché ne furono prodotte solo 200. Questo è l'esemplare 197 ed è impossibile non riconoscerlo, grazie ad alcuni dettagli. Prima di tutto, perché non è che avevano attaccato due adesivi, quest'auto veniva messa a punto e creata direttamente dalla ProDrive in Gran Bretagna, quindi da coloro che poi preparavano per davvero le Subaru del Mondiale Rally, come quella di McRae. Tutti gli esemplari erano verniciati in mica rally blu, eccolo qua, secondo me elegantissimo, e poi c'erano cerchi speedline dedicati, ne metti uno in salotto e ti sei già fatto l'arredamento, e poi sedili Recaro dedicati, oltre ai leggendari Fendi Nebbia, Pia, giapponesi, una linea di scarico dedicata e la targhetta sulla console centrale con il numero dell'esemplare. Tutti i dettagli che ritroviamo su questo esemplare pronto per la vendita, anzi, è già stato venduto, non a me, purtroppo. Avere 30 anni e non sentirli, guardate qui il lavoro di restauro, quanto è stato meticoloso, il vano motore è perfetto, ci potrei mangiare un uovo sodo sopra da quanto è pulito, e poi tutte le componenti, se andate a guardarle, sono completamente originali, con tanto di etichette identificative con i tipici ideogrammi giapponesi. Che voglia di spendere soldi che non ho. La Gran Bretagna è un paese molto particolare, perché al suo interno vivono popoli molto diversi per tradizioni, identità, cultura. Anche se vivono sulla stessa isola, forse non lo diresti mai che sono vicini di casa. Non fate l'errore di confondere, per esempio, uno scozzese con un inglese o viceversa. E infatti non poteva esserci un pilota più diverso dallo scozzese Colin McRae dell'inglese Richard Burns. Ed è proprio di lui che vi voglio parlare ora.
Subaru nel frattempo vince un po' di mondiali nei costruttori, nel WRC, ma deve aspettare il 2001 per conquistare anche il titolo piloti, che concretizzerà proprio il talentuoso pilota britannico Richard Burns. Se Colli Becchi era velocità pura e istinto, Burns era molto diverso. Era un vero stratega, un grande calcolatore. Sapeva quando era il momento di alzare il piede per portare a casa il risultato a lungo termine. E infatti Burns vince il titolo mondiale piloti nel 2001, pensate, vincendo una sola gara, che è quella che mi ricordo di più, Rally della Nuova Zelanda. Richard arriva da due ritiri pesantissimi, uno al Safari, dove peraltro di solito andava anche bene, e uno al Rally di Grecia. Insomma, sembrava spacciato per quella stagione, invece arriva in Nuova Zelanda con grande determinazione e si porta a casa una vittoria che ribalta la situazione. Torna in gara, poi con i piazzamenti nelle restanti gare dell'anno si porta a casa la corona iridata. Un vero mito che mi ricorda, non so, il professore Alain Prost in Formula 1 o anche un po' il percorso di Keke Rosberg, anche lui campione del mondo vincendo poco durante l'anno, ma calcolando tanto. E questo spettacolo della meccanica nipponica è il risultato che Subaru consegna a Richard Burns proprio per celebrare il suo titolo mondiale alle porte degli anni 2000. Si tratta di una Subaru Impreza RB Richard Burns 5 e si riconosceva grazie a tantissimi dettagli dedicati e preziosi che qui sono stati interamente recuperati, come i sedili in Alcantara con i loghi RB all'interno con il numero dell'esemplare dedicato. Una macchina super preziosa per veri intenditori, perché di RB5 ne sono state prodotte soltanto 444, non una di più, e di queste soltanto 120 hanno potuto godere del pacchetto supplementare super gustoso VR Sport, pacchetto che quest'auto ovviamente ha. Il colore è lui, inimitabile, blu steel metallic, cerchi speedline da 17, interni blu in Alcantara, favolosi, elegantissimi secondo me, e poi un terminale di scarico particolare, taratura di centralina e motore riviste da ProDrive, potenza massima portata a 240 cavalli e un cambio con innesti più corti, anche lui rivisto nella taratura dagli specialisti inglesi della ProDrive, così come l'ala posteriore, impossibile non notarla. L'altro pilota che unisce il suo nome in maniera indissolubile a Subaru è il norvegese Petter Solberg, che conquista il titolo mondiale piloti nel 2003. È pazzesco come ognuno dei piloti di cui stiamo parlando con Subaru è riuscito a vincere soltanto un titolo, ed è incredibile come in realtà tutti e tre siano collegati non solo dal marchio per cui hanno corso e vinto, ma anche per le loro personalità. McCree e Burns in antitesi totale, Petter Solberg era un po' una via di mezzo tra i due, perché era velocissimo ma anche calcolatore, efficace, e quindi aveva preso il meglio dei due. Beh, forse aveva avuto due maestri eccellenti. Solberg è il pilota che tutti i giornalisti sognerebbero di intervistare, perché è vero, era un pilota nordico, però era un po' mediterraneo, latino nell'animo, guascone, molto simpatico, si intratteneva volentieri a parlare davanti ai microfoni e aveva sempre qualcosa da raccontarti, non si sottraeva mai alle domande, a differenza di altri. Il ricordo più bello che ho di lui è l'urlo
assolutamente sovrannaturale che gli scaturisce in maniera spontanea dopo che taglia il traguardo dell'ultima speciale del Rally del Galles, che gli permette di conquistare la vittoria e quindi il titolo. È un'immagine che mi ha sempre fatto sorridere, perché il suo navigatore rimane piuttosto composto mentre lui decide di aprire tutto, urla. Doveva essere stata proprio una liberazione. Ma volete mettere vincere un mondiale rally su una Subaru? Rispetto alla Petter Solberg che è arrivata da noi in Europa, la VR1 specifica per Giappone, Australia e Gran Bretagna era molto diversa. Intanto arrivava in questa colorazione super particolare, Ice Blue Metallic, che la rende secondo me oggi ancora più preziosa e ricercata rispetto alla solita impresa VRX ST blu elettrico. E poi gli specialisti di ProDrive avevano sviluppato un assetto specifico per lei, ribassato di 25 mm con molle e ammortizzatori specifici. E poi ancora i cerchi in lega PFF7, sempre sviluppati da ProDrive a 7 razze, bruniti, solo loro valgono un assegno, almeno secondo il mio modesto parere, oltre a poi gli interni che invece che la fascia blu qui ce l'avevano scura, quindi antracite. Una macchina che ha un valore oggi così restaurata alla perfezione, davvero importante. Una Petter Solberg europea perfetta oggi sta attorno ai 70-75 mila euro. Questa, così rara e con molta più sostanza, costa almeno il doppio. Vado a mettere le prime monetine nel salvadanaio. E guardate qui cosa ho trovato. Forse la Subaru Impreza più bella mai creata, la mitica 22B. Questa in realtà è una replica che però ha della grande sostanza sotto. L'hanno sviluppata proprio loro qui, a NAB AVD Heritage, partendo da una GC8 Type R, quindi comunque una tre porte, e apportando poi delle migliorie. Il motore, per esempio, rispetto alla 22B originale, qui è un 2000 con un cambio a 6 marce. Le carreggiate sono state allargate portandole a livello della macchina da gara, mentre la 22B originale non era proprio così, e anche i cerchi Speedline sono più grossi. Qual è il senso di mettersi in garage una replica come questa? Il primo è che la macchina qui viene venduta praticamente nuova. Il motore e il cambio hanno percorso 0 km, è tutto nuovo di pacca. E poi questa costa 130.000 euro, mentre una 22B originale, sotto i 100.000 km supera i 300.000 euro. Un bel vantaggio. Ma una Subaru trova il suo senso compiuto solo quando prende vita, magari su una strada di montagna. Guai a tenerla rinchiusa in un garage. E quindi anche noi abbiamo preso questo insegnamento alla lettera. Questa meraviglia si chiama Subaru Impreza VRX STI VR1 World Rally 1 ed è la Subaru più potente mai creata ufficialmente dalla casa madre. Quest'auto era stata creata per la vittoria del Mondiale Rally di Petter Solberg nel 2003 in soli 500 esemplari. Per questo la troverete solo e soltanto con guida a destra, e secondo me così c'è ancora più gusto. Quei matti di inglesi avevano messo a punto un kit che portava la potenza del motore turbo boxer a 320 cavalli. Una potenza mai vista su una Impreza VRX STI di serie. Ho quasi paura a maneggiarla, perché già vale tanto una Impreza VRX STI del 2004. Non,
normale, figuriamoci un'edizione limitata come questa. E com'è da guidare? Beh, mi sento in paradiso. Quest'auto mi ha fatto capire una cosa in maniera cristallina, e cioè che le auto elettriche hanno un enorme merito. Ci faranno capire cosa voleva dire guidare un'auto una volta termica con i pistoni, e le auto con la corrente ce le faranno apprezzare ancora di più e sempre di più. E quindi vendetele pure le auto elettriche, sempre di più a tonnellate, così ci terremo ancora più stretti le poche termiche che rimarranno, soprattutto se di valore è questa. Cosa mi ha colpito di più? La complessità meccanica che si traduce in pura forza, in potenza, in motricità. Tutte cose che sulle auto elettriche non abbiamo, li premi e vanno, forse anche più forte di questa impresa. Ma non me ne importa un fico secco, perché qui riesco a sentire un organismo complesso che attraverso la sua catena cinematica riesce a realizzare l'impossibile. L'esplosione di una miscela di aria e benzina esplosiva pronta a mettere in moto i pistoni e poi attraverso il cambio sputare la sua energia sulle quattro ruote motrici della mia Subaru. Meraviglioso! Fino a 2000 giri minuto il motore va, ma è abbastanza sornione. Dopo però entra il turbo e te lo caccia tutto su dritto per la schiena, con una brutalità che non siamo più abituati a trovare sulle auto di oggi, non dico le elettriche, ma anche sulle fighettine turbo benzina moderne Euro 6 di temp. E poi c'è questo cambio. Ho sempre detto che il mio cambio manuale preferito in assoluto era quello della Miata. Mi devo ricredere, almeno fino ad oggi, perché non avevo ancora guidato quest'auto. È pazzesco, gli innesti sono cortissimi, precisissimi, contrastati in una maniera impossibile da trovare su un'altra auto di serie, e ad ogni passaggio di marcia tu godi e sempre godrai. E poi questa VR1 aveva la particolarità di avere uno sterzo direttissimo, quindi tu con pochissimo angolo volante hai un muso che si infila curva dopo curva con una precisione disarmante, quasi da Alfa Romeo Giulia quadrifoglio, giusto per darvi un termine di paragone. E quindi al diavolo il decimo di secondo, le prestazioni sterili, gelide, da scheda tecnica. E viva la complessità, viva l'heritage, viva chi riporta in vita per l'eternità simili capolavori. Io me li voglio tenere stretti. Ma adesso ve lo devo chiedere, vi è piaciuto il mio personalissimo tributo ai Subaroni e ad alcuni dei più grandi piloti del Mondiale Rally? Se vi va, lasciatemi un commento qui sotto, ditemi come la pensate. Ciao da Matteo Valenti, ci vediamo alla prossima storia su automoto.it. Io rimango qui a far di conto per vedere quanti risparmi mi sono rimasti. Si sa mai che magari un bullone viene a casa con me.